È stato presentato questa sera il sistema museale di Terra di Lavoro. Com'è andata la serata? Beh, è andata molto bene, ci siamo avvalsi della presenza di alcuni sindaci del territorio, oltre che del sindaco Carlo Marino che ha portato il suo saluto, delle scuole del territorio, questo ci fa molto piacere, e inoltre abbiamo avuto la possibilità di mettere in luce il lavoro che viene fatto qui in assessorato in maniera estremamente costante, che ha dato modo di mettere in una rete di promozione e valorizzazione 25 realtà museali su 31 di Terra di Lavoro. Voglio ricordare che i musei già aderenti sono 5 e sono già, diciamo, oltrepassano già i confini comunali, ma che chi ha aderito a questo piano di promozione è anche, ad esempio, un museo del MIBACT, come può essere il Museo Archeologico dell'Antica Capua, o un museo provinciale come il Museo Campano, appunto, che è collocato a Capua. Questo per noi è importante perché è un segnale di coesione territoriale forte. Quindi ritengo che la giornata di oggi veramente una festa, perché si iniziano e si inaugurano dei servizi che ieri non c'erano e sono offerti alla comunità. Contestualmente questa operazione ha consentito anche a tutti coloro che hanno partecipato di valorizzare un senso di appartenenza del bene culturale, che è molto importante, perché rappresenta proprio la finalità della legge e di tutti gli strumenti. Quindi il sistema museale, con la sua costituzione avvenuta l'anno scorso del 2016 e con la sua partecipazione al bando, ha consentito di cogliere delle nuove opportunità, di creare dei nuovi sistemi e servizi trasversali per il territorio. Col sistema museale del nostro territorio, partendo da quella che è la centralità del nostro Museo di Arte Contemporanea, vogliamo fare sistema, vogliamo fare rete, vogliamo costruire insieme a tante realtà museali del nostro territorio, della nostra bella Terra Felix, un sistema di beni culturali, ma soprattutto un sistema economico che crei le condizioni perché intorno alla cultura si crei un'economia sana, credibile, che ci sia una proposta costruita intorno all'intero territorio, non soltanto rispetto a singole realtà, anche importanti, che possono essere i singoli luoghi dove sono accolte le aree museali. Questa è la sfida, stare insieme, costruire un modello che si chiama Terra Felix, Terra di Lavoro, Caserta, con la sua cultura, con le sue passioni, ma anche con la sua voglia di costruire intorno alla sua identità una comunità che ha voglia di costruire intorno ai musei l'occasione per uno sviluppo economico e produttivo.